bambini hanno il diritto alla salute, cioè non è una violenza, è il diritto alla salute. Cioè, quest'anno 350 bambini per una MIS-C, cioè per una, diciamo, malattia infiammatoria sistemica, children, dei bambini sono andati in terapia intensiva, sono un numero significativo. Questi bambini devono essere protetti, quindi questa è una malattia importante e questo virus sembrerebbe essere un po' più aggressivo con la variante Delta, dico, rispetto alla variante Alfa e al primo virus. Il primo Aspetti, virus aveva. professore, il numero di bambini che lei dice non ha a che vedere col Covid o No, sono no, andati in no, no. rianimazione per via del Covid? Sì, No. no, no, Ah, per per via via del del Covid, Covid, sì. cioè loro si sono Hanno avuto, ammalati si e sono sono ammalati, passati hanno alla avuto una rianimazione perché hanno malattia avuto una malattia infiammatoria sistemica. sistemica Però. che li ha portati in terapia intensiva. Quindi, insomma, è un numero importante, è un numero che dobbiamo assolutamente evitare. Poi con quali Dice, danni per il futuro lo questo non lo scopriremo. sappiamo. Certo, c'è un long COVID che sugli organi in crescita non conosciamo perfettamente queste cose, però dobbiamo garantire il diritto alla salute dei bambini. I bambini